Eccoci qua, dunque si parlava di costruzioni strane, no? Guarda qua, questo è un di più. Vabbè, E puoi pure pescare qua. noi in questo momento stiamo facendo un'azione anche di concerto anche con i municipi che stanno vicino per portare un risanamento ai fossi, quindi fare in modo che non ci siano più allagamenti o regolarizzare Sì, alcune vabbè, ma situazioni. questo sta qua da 10 anni, dall'epoca di Gattopardi. Mi devono spiegare come si fa a costruire a ridosso del fosso, vabbè. Sicuramente c'è stata qualche svista. Però io ti ho portato qui, no? In periferia, perché uno dei grossi problemi della periferia dei Frascati, i Daxarf oggi, è l'illuminazione. Era uno dei problemi. È perché adesso che è Adesso credo che cambiato? sia risolto. Stiamo monitorando il nuovo gestore. Il nuovo gestore è un gestore che ha vinto, cioè l'ENGI, diciamo di origine francese, quindi è un gestore che ha vinto una gara Consip in tre regioni dell'Italia centrale. Praticamente ha vinto una gara per fare l'efficientamento e la gestione dell'illuminazione dei comuni. Il contratto che abbiamo, cioè noi abbiamo aderito a una convenzione, il contratto prevede che con l'attuale costo diciamo, delle tariffe, delle bollette che paghiamo per l'illuminazione pubblica, loro ci fanno l'efficientamento e la gestione dell'illuminazione. Quindi vuol dire che cambieranno le lampadine a segnalazione in tempi che sono, diciamo, adesso pure calcolabili o verificabili perché abbiamo un database, possiamo controllare in tempi, diciamo, relativamente brevi. Quindi, e in 10 anni, in 9 anni, che è il tempo di gestione di questa cosa, ci renderanno tutta la rete a norma, quindi la porteranno a norma perché gran parte cioè, tutte le strutture, le linee, erano già fuori norma, cioè erano fuori norma. Il contratto prevede anche l'efficientamento energetico, quindi vuol dire la sostituzione delle lampade adesso che sono a alto consumo con il sistema a LED. Questo sarà fatto in 99 anni, sì, 99 anni, in 9 anni, e praticamente il risparmio per il comune, che, cioè, diciamo, Chi paga? Io vorrei sapere chi paga. no, perché continuiamo a pagare le bollette, le attuali bollette, quindi di 450.000 euro, che era il costo totale delle bollette, sarà versato per 9 anni al nuovo gestore. Noi a termine di 9 anni ci troveremo una rete tutta a norma, efficientata. Oh, guardi i gatti che ci stanno. Dai, che mo ci avete il delegato ai gatti. Allora, mette a norma cosa? Mette a norma tutto, praticamente compreso, il costo è compreso nelle bollette che già Sì, paghiamo. che paghiamo. Chiaramente loro sono un gestore dell'energia, quindi hanno un utile perché sono loro che vendono energia, e il risparmio che mettono in atto sulle nostre linee, che sarà immediato, che da lì dipenderà il loro guadagno, sarà fatto in un anno e qualcosa, sarà quella, cioè quella Con risparmio del costo dell'energia loro ci fanno tutti questi Fanno lavori. l'utile, sì, fanno l'utile sulla differenza, che è sul delta che metteranno in campo cambiando le lampadine, quindi, che tra l'altro è valutato in un risparmio del 77%, vuol dire che quando metteranno a norma tutta la rete loro cominceranno a fare utile. Questo non ci costa Ma niente. Stangi da quanto esiste? ENGIE è una francese, credo, adesso non so di preciso da quanto esiste, però con la liberalizzazione dell'energia è uno dei gestori. No, perché dico, ma perché non si è fatto prima? Si è fatto prima perché, a parte la tecnologia LED, adesso ha avuto un massimo sviluppo, quindi prima non si poteva fare. Prima lo gestiva l'STS e gestiva. Basta, basta, mi hai detto tutto, capito tutto.